Amici lettori di Gazzetta del Sud, a distanza di 3 mesi da agosto, dove è andato in fumo, si è incendiato praticamente l'Aspromonte, centinaia, migliaia di alberi, di foresta, di tronchi che sono andati in fumo con l'incendio che vi abbiamo descritto più volte quest'estate. Siamo qui di nuovo perché dall'Università di Reggio Calabria, dal corso di laurea in Scienze Forestali e Ambientali, dal Dipartimento di Agraria, è partito ormai da un po' di tempo uno studio importante diretto dal professor Giuseppe Bombino, già presidente del Parco dell'Aspromonte. Abbiamo il piacere di averlo oggi qui con noi. Presidente, professor Bombino, perché siamo qui? Per provare a recuperare quello che si è perso, perché se no, come ha detto lei prima ai ragazzi, l'Aspromonte rischia di andare a mare, come è già successo nel passato. Assolutamente, siamo qui come corso di studio in scienze forestali e ambientali per prenderci cura della nostra montagna, potremmo dire per porgere la benda ad una montagna ferita e cerchiamo di farlo mettendo in campo le nostre competenze, le nostre conoscenze, ma soprattutto coinvolgendo i giovani a cui dobbiamo affidare adesso la cura dei nostri ecosistemi, del nostro Aspromonte, della nostra natura. Alle mie spalle, vediamo delle parcelle, attrezzate, all'interno delle quali studiamo la efficacia antierosiva, di una sistemazione naturalistica. Ma come è fatta questa sistemazione naturalistica? Come ha detto lei, noi ci troviamo in questo momento decine, centinaia di migliaia di tronchi che sono stati atterrati, abbattuti a causa dell'incendio. Questi tronchi si trovano disposti casualmente sul terreno, sul Riversati, suolo, riversati proprio sul suolo, riversati sul spezzati suolo. dalle fiamme. Basterebbe vedere, diciamo, alle nostre spalle, lungo questi versanti, questo paesaggio così apocalittico. Ecco, questi tronchi possono svolgere una funzione, quindi avere una nuova utilità, una nuova funzione, se disposti opportunamente affinché possano, come dei piccoli corpi di fabbrica, come elementi di una piccola costruzione, se possono appunto scoraggiare l'innesco dei fenomeni erosivi. Ecco allora che dal dramma stiamo ricavando una speranza, e questo è il messaggio che noi vorremmo dare, una misura molto facile da realizzare, con diciamo, un impegno anche delle istituzioni preposte. Questa misura potrebbe essere estesa come modello su vaste superfici e quindi dare un contributo per aiutare la natura a riparare se stessa e quindi a creare le precondizioni perché il bosco possa ritornare a svolgere la sua funzione protettiva, oltre che quella, diciamo, che noi tutti conosciamo, naturalistica e ecologica. Il segnale fondamentale è che a questo processo, a questo progresso, partecipano gli studenti E c'è un approccio multidisciplinare, professore. Multidisciplinare, un approccio integrato potremmo dire, che è quello che riesce a garantire più efficacemente una risposta. Ecco perché abbiamo coinvolto le diverse competenze del Dipartimento di Agraria, perché dalle diverse prospettive possono nascere anche soluzioni più efficaci. Il bosco si presta al concetto della multidisciplinarietà perché, come è facile immaginare, sono diversi gli aspetti che sono interconnessi in questa rete vitale che il bosco sa esprimere e interpreta. Ecco il motivo per il quale siamo tutti qui, ciascuno con le proprie competenze, ciascuno a servizio della nostra montagna, ma soprattutto ciascuno svolgerà e svolge una funzione di trasferimento di una sensibilità e di una conoscenza agli studenti. Pensiamo per chiudere ad una squadra di operai di Calabria Verde,
sparsa su tutto il territorio dell'Aspromonte o magari nel territorio della Sila, quando mai, speriamo mai, possa accadere un fenomeno del genere. Lei citava prima nella lezione sul campo che ha fatto agli studenti dalla cattedra dell'Università di Reggio Calabria, qui a oltre 1.000 metri di altezza a Roccaforte del Greco, il professor Bombino insieme ai colleghi a fare una sorta di lezione sul campo ai suoi studenti. Immaginiamo davvero una squadra di operai di Calabria Verde sparsa sul territorio dell'Aspromonte, implementando, diciamo così, questo progetto. Assolutamente, sarebbe una cosa auspicabile. Questo esperimento nasce anche grazie alla disponibilità, all'attenzione, alla sensibilità di chi in questi luoghi c'è nato e di chi con questi luoghi ne ha tratto un'attività produttiva. E mi riferisco a Francesco Sacca. Siamo difatti nell'azienda agroforestale di Francesco Sacca. Questa idea di estendere questo esperimento a larga scala è quello che noi stiamo auspicando. Lei pensi che questo sito, questa sistemazione è stata realizzata da noi con gli studenti, cioè dai professori, dai ricercatori, da tutti i collaboratori, dai giovani borsisti, ma soprattutto anche dagli studenti. Quindi è una dimostrazione eclatante di come si possa, dare una utilità anche, a segnature di un paesaggio che sembrerebbe ormai morto, ma che morto non è. Vi facciamo vedere proprio sul campo quello che stanno combinando gli studenti, i borsisti, gli assegnisti di ricerca della Facoltà di Agraria di Reggio Calabria. Siamo insieme a Pietro ed altri due operatori, diciamo così, che sono qui sul Collaboratore. campo, collaboratori. Stanno raccogliendo qualcosa nella canaletta. Adesso Pietro ci spiegherà. Sì, ci troviamo in delle parcelle che abbiamo allestito appunto per monitorare gli effetti del fuoco sull'erosione e praticamente ad ogni evento di pioggia noi ci muoviamo, ci spostiamo su queste parcelle e andiamo a raccogliere il deflusso, in particolare i sedimenti, quindi la parte terrosa che rimane dal deflusso. E effettuiamo le Quasi pesate. fangosa, diciamo. Sì, esattamente. E quindi facciamo delle pesate per quantificare la quantità di suolo che viene eroso in occasione di ogni evento di pioggia. Quindi questo andrà in laboratorio, immagino. Questo andrà in laboratorio, verrà sottoposto a seccatura in stufa, dopodiché determineremo le quantità di suolo asportate per ettaro. Siamo dentro il plot, termine tecnico dove viene analizzata la vegetazione. Siamo insieme al professor Giovanni Spampinato, professore di botanica all'Università sempre di Reggio Calabria. Lei prima anche si è messo all'opera con una sorta di mini lezione sul campo con i suoi studenti. Dal punto di vista della botanica, come si interviene per cercare di recuperare, di rivalorizzare questi tronchi bruciati? Bene, il nostro obiettivo è quello di analizzare ciò che succede. Le piante ovviamente si affermano in questo contesto in modo differente a seconda dell'intervento che noi abbiamo fatto. L'obiettivo è quello di avere informazioni sulla dinamica naturale che noi possiamo poi applicare negli altri contesti del territorio. Quindi studiare ciò che succede, bene, questo studio durerà arco di alcuni anni, almeno 4-5, per avere informazioni su come poi possiamo operare in modo concreto, utilizzando le piante che si affermano in questo contesto, anche ovviamente nel resto del territorio. È fondamentale questa conoscenza per intervenire in modo tale che l'incendio sia un evento assorbibile dalla vegetazione e non distruttivo. E quindi comprendere quali sono le piante che meglio di altre si adattano all'incendio è la risorsa fondamentale per intervenire poi nelle aree incendiate. Se noi ci affidiamo a piante che vengono semplicemente distrutte dall'incendio e non si rinnovano, ovviamente questo è un problema. Grazie al professor Giovanni Spampinato, proseguiamo la nostra
ricerca, il nostro reportage qui da Roccaforte del Greco, nel territorio dell'imprenditore Francesco Sacca, come diceva prima anche il professor Bombino, che noi abbiamo sentito anche quest'estate, la sua azienda è stata distrutta, siamo nel cuore dell'Aspromonte, come vedete centinaia, migliaia di tronchi che sono stati bruciati da quel famoso incendio partito qui dalla vallata, da Bagaladi, che ha fatto un po' tutto il giro della vallata. Nel corso del mese di agosto ci sono state anche delle vittime qui nella strage dell'Aspromonte. Seguiteci ancora in questo reportage. A noi interessa soprattutto vedere cosa succederà dopo che c'è stato questo incendio. Questo è un impianto artificiale, qui non avremo più questa pineta, avremo un'altra cosa, avremo delle specie che sono specie autoctone, specie del posto, e quindi qui si avvieranno dei processi ecologici che sostituiranno questo popolamento forestale che è stato messo dall'uomo con delle specie forestali che sono quelle naturali del posto. Il problema è vedere se queste specie riusciranno ad affermarsi o meno. Qual è un possibile ostacolo? Il pascolo. Quindi probabilmente se noi vogliamo questa zona di pascolo. Questa è zona di pascolo. Quindi se noi vogliamo riavere tra 20 anni e 30 anni un bosco che sarà sicuramente diverso da questo, probabilmente sarà anche dal punto di vista ecologico più interessante, però deve essere seguito nel tempo. Noi selvicoltori abbiamo questa funzione di seguire le dinamiche della nuova vegetazione che pian piano sostituirà queste pinete e cercare con degli interventi selvicolturali di favorire la rinnovazione e lo sviluppo di queste specie autoctone che saranno del posto. Giuseppe Modica, intervenite in maniera più, diciamo così, tecnica qui in questa fase, in questa zona? Allora, la metodologia di rilievo è sempre la stessa, si tratta nel nostro caso di fornire uno studio, un rilievo particolareggiato dello stato di fatto e della sua evoluzione nel corso degli anni di rilevamento. In particolare, come qui potete vedere, questa fase del rilievo prevede l'utilizzo di un Lars scanner, sono strumenti con una precisione millimetrica che ci consentono di rappresentare e poi misurare con un dettaglio centimetrico lo stato lo stato dei luoghi, ma anche di seguirne l'evoluzione nel tempo. Come infatti si può vedere, abbiamo anche apposto dei cosiddetti target, cioè dei punti di controllo per unire, perché è necessario effettuare più punti di rilevamento per avere una restituzione tridimensionale di questo plot e su questo puoi fare delle misurazioni successive. Per cui la metodologia di rilievo viene realizzata allo stesso modo in tutte le parcelle sperimentali per avere un raffronto fra diverse situazioni interessate, ovvero da una diversa severità dell'incendio. Noi stiamo cercando di capire qual è stato l'impatto dell'incendio, un incendio vastissimo, quindi che consente una scarsa ricolonizzazione delle aree limitrofe, e stiamo cercando di capire in quanto tempo avverrà la ricolonizzazione da parte degli insetti che rappresentano un elemento chiave negli ecosistemi, e cercando anche di proporre alcuni rimedi, alcune strategie per mitigare in futuro proprio il ripresentarsi di questi fenomeni. Noi studenti di scienze forestali siamo quelli che maggiormente sono sensibilizzati a questi eventi perché interessano quello che è il nostro oggetto di studio, e quindi avere la possibilità comunque di visitare questi siti sperimentali con un approccio multidisciplinare supportato dai nostri professori ci consente di legare sia la parte pratica con quella teorica che studiamo in Ateneo, e quindi oltre a studiare l'evento cercare delle possibili eventuali soluzioni a questi eventi, ma soprattutto cercare di prevenirli, sensibilizzando a questo mondo, diciamo, chi se ne sente lontano ma in realtà non lo è. Vi aspettavate di trovare uno scenario così apocalittico, diciamo così?
Beh, ne abbiamo sentito parlare molto quest'estate, perché comunque quello che si è verificato quest'estate, però certo vederlo è un'altra situazione. Messa da parte non del tutto ancora la rabbia di quello che, per quello che è successo, stiamo lavorando, stiamo facendo quello che possiamo per riprendere a lavorare come prima le coltivazioni. Certo, quello che ci vediamo qui intorno è difficile da riprendere in poco tempo. Stiamo ancora aspettando, fra qualche giorno sono 4 mesi dall'incendio, stiamo ancora aspettando le istituzioni, cosa hanno intenzione di... Ecco, c'è l'applauso dei ragazzi che sono venuti qui con noi. L'università ha risposto, il professor Bombino, che è stato anche presidente del parco, ha risposto dal suo punto di vista, tramutando gli studi qui nella pratica per cercare di provare a iniziare un percorso. L'istituzione invece ci diceva ancora siamo fermi al palo. Sì, per fortuna diciamo dalle tragedie possono nascere cose buone, collaborazioni e quant'altro. Col professore Bombino abbiamo parlato un giorno per avevo un'intenzione di fare questo progetto sperimentale e io gli ho dato la mia massima disponibilità, anche perché è un foglio nero dove poter scrivere con un bel gessetto bianco un poco di ricerca e di storia per la nostra provincia, per la nostra comunità. Per quanto riguarda le istituzioni, ancora siamo fermi, stiamo aspettando che decidano lo stanziamento dei fondi per la ripartenza. Ancora si parla di ripartenza, non di danni, ma di ripartenza. Purtroppo le cose vanno un po' a rilento, ma speriamo bene, che devo fare? Noi lavoriamo lo stesso, continuiamo a lavorare e portiamo avanti l'azienda. Siamo in un luogo simbolo di quella strage estiva, morirono due persone a Bagalati, lo sfondo di Bagalati e della Fiumara Tuccio. Professor Bombino, luogo simbolo, chiudiamo il cerchio di questa bella esperienza che ci ha fatto anche vivere lei oggi, con la speranza che in qualche modo il vostro lavoro possa servire da buon auspicio per buone pratiche, diciamo così. Assolutamente, con un po' di emozione a questo punto che chiudiamo questa prima nostra esperienza. Non vogliamo che il dramma abbia altre vittime da mietere. L'emergenza degli incendi la associamo giustamente al periodo estivo, ma un'altra emergenza promette di essere altrettanto severa, che è quella del dissesto idrogeologico. Ecco, noi stamattina abbiamo anche discusso del ruolo protettivo che ha il bosco ai fini della difesa del suolo. Ora c'è da attenderci che purtroppo queste grandi superfici incendiate diventino più vulnerabili alle sollecitazioni degli eventi di precipitazione più intensi, e sono quelli proprio che si verificano nel nostro contesto climatico in autunno e in inverno, e quindi dobbiamo adoperarci per mitigare questi fenomeni. Ecco, le operazioni, gli interventi, le misure che noi abbiamo proposto vanno proprio in questa direzione. Grazie ancora allora al professor Giuseppe Bombino dell'Università di Reggio Calabria, Facoltà di Agraria, corso di studi in Scienze Forestali e Ambientali, per questa gran bella esperienza che ci ha fatto vivere nel cuore dell'Aspromonte, a Roccaforte del Greco, a quasi 4 mesi di distanza da quella strage di devastazione che ha colpito ettari, centinaia di ettari e di alberi caduti sotto i colpi delle fiamme. Grazie e alla prossima, amici lettori di Gazzetta del Sud.